Buonasera a tutti i trader, tutti gli investitori, Pietro Viglia, responsabile del blog Un occhio sui mercati azionari. Questa sera, e come al solito, in compagnia di trend online, ma di un broker nuovo nei nostri incontri settimanali, un webinar in collaborazione con MX Trade. E ricordo, come al solito, che useremo la piattaforma l'MT4 appunto di MX Trade, quindi il consiglio come al solito è quello di aver scaricato il e tutto e come al solito, come succede nei nostri eventi, una veloce panoramica alla situazione attuale sui mercati, ma ampio dibattito sul Forex e su qualche materia prima, su qualche indice e quindi il consiglio andremo a fare infatti. E trading dal vivo, trading in tempo e reale con l'aiuto appunto della piattaforma offerta da MX Trade. Quindi il consiglio non è solo quello di seguire quello che faccio io, ma anche cerchiamo di interagire, cerchiamo anche di vedere le vostre idee operative, cercando appunto di smussare, di limare alcune perplessità, alcune tipi di operatività che non vanno nel senso giusto, insieme appunto a questa ora che passeremo insieme. Come al solito, ricordo che un'ora passa sempre velocemente, quindi non più di una domanda per valuta, per indice, per titolo, poi naturalmente la preferenza alle varie coppie di valute, alle materie prime, agli indici verrà data anche in base alle richieste cumulative che vengono fatte in chat. Come al solito, prima di iniziare, chiedo un feedback per quanto riguarda audio e video, dopodiché pochi istanti, pochi secondi. E potremmo velocemente partire in questa ora che ci porterà a dare uno sguardo alle materie prime, come al solito ampio dibattito sull'euro e dollaro, anche in concomitanza di quello che sta succedendo nell'area euro con la situazione economica greca. Vedo che appunto già in chat i riscontri sono per lo più positivi. E quindi possiamo tranquillamente pochi secondi per partire. Vedo che c'è un iscritto che mi segnala l'audio ok, ma il video assente è l'unico appunto che segnala questo, quindi il consiglio è quello di far ripartire nuovamente l'evento, quindi per riuscire a risolvere il problema. Quindi pochi istanti e possiamo partire. Quindi in compagnia ancora una volta di MX Trade, ricordo di visitare il sito, un supporto in stragrande maggioranza presente per quasi tutta la giornata e c'è un numero appunto dove poter chiamare, dove poter cercare di risolvere alcuni dubbi che potrebbero venire guardando, visionando la piattaforma. Ricordo non solo conti demo, conti reali, via varie piattaforme di trading, naturalmente all'interno del sito troverete anche il calendario economico interessante, importante per chi fa appunto trading. E ricordo anche per quanto riguarda il nostro evento odierno, ricordo abbiamo con NX Trade un 100% di bonus sul primo deposito e inoltre questa opportunità, questa offerta di un Apple Watch gratuito fino a un conto valore quindi di 15.000 dollari, quindi termini e condizioni troverete come al solito sul sito che abbiamo visto pochi secondi fa. Vedo che siamo ormai quasi tutti collegati, anche oggi grande risposta da parte appunto del pubblico, tantissimi iscritti anche oggi, quindi si può tranquillamente partire e come al solito facciamo una veloce panoramica, quindi 5 minuti di analisi macro di quello che sta succedendo sui vari indici, dopodiché appunto andremo a fare anche col vostro aiuto un po' di trading sulle valute, sulle materie prime e quindi anche su qualche indice. Ricordo anche che all'interno della piattaforma MX Trade puoi trovare anche i titoli non solo statunitensi, ma anche i titoli italiani, quindi importante anche per dare uno sguardo a quello che succede sul nostro mercato. Quindi basta
e scorrere appunto la tendina che abbiamo qui in a e sinistra per poter trovare anche i titoli all'interno del nostro paniere principale. Ecco appunto sullo sfondo vediamo alcuni di questi titoli che sono presenti nel book, nella piattaforma di MX Trader. E ricordo quindi velocemente, abbiamo detto che facciamo una veloce panoramica della situazione attuale sui mercati che nell'ultima settimana sono andati incontro a delle importanti prese di beneficio, anche perché incombe la mina legata alla situazione economica greca. Ricordo nel mese di maggio importanti scadenze davanti il paese ellenico, ricordo tra l'8 e il 15 maggio. Abbiamo in scadenza 2,8 miliardi di euro, mentre il 12 maggio è la data più importante, quella dove potrebbe arrivare il probabile ed eventuale default ellenico. Infatti, il paese greco dovrebbe rimborsare 760 milioni al Fondo Monetario Internazionale. Ricordo che le casse della Grecia sono praticamente ormai svuotate e quindi da questo punto di vista non deve neanche sorprendere i rendimenti dei fondi ellenici. Ricordo, lo ricordavo pochi istanti fa nel commento finale per Trend Online, che il rendimento a 2 anni quota vicino al 30%, i 5 anni al 20%, i 10 anni al 13,6%, quindi rendimenti che da un certo punto di vista mettono sul piatto il possibile default. È possibile default che potrebbe anche essere un default mascherato con il paese che potrebbe rimanere comunque nell'area euro, ma importanti saranno le prossime settimane e che ci diranno qualcosa in più per quanto riguarda il dibattito, i colloqui che ci sono all'interno dell'Eurogruppo per arrivare appunto a una nuova iniezione di liquidità, l'unica che salverebbe appunto il paese, ma l'iniezione di liquidità che è senza dubbio ancora una volta ancorata al varo di riforme che al momento il governo ellenico non ha presentato e se sono state presentate sono comunque delle riforme che lasciano parecchi dubbi. Abbiamo detto quindi che la situazione quindi nell'area euro è una situazione abbastanza difficile nel breve, i listini sono andati incontro a prese di beneficio la scorsa settimana, ma ricordo che è una situazione comunque che rimane nel lungo impostata al rialzo e l'occasione quindi della Grecia è stata un'occasione che ha portato appunto diversi indici a delle normali prese di beneficio. Ricordo che il nostro indice principale ha guadagnato oltre 6.000 punti dai minimi toccati a metà gennaio 2015, erano 18.000 punti. Siamo spinti verso la soglia dei 24.000 punti. Questa è una veloce analisi al momento sui vari indici e li riprenderemo tra pochi istanti e nel frattempo andiamo a dare velocemente uno sguardo al cambio euro e dollaro. Ricordo un cambio, questo euro dollaro è un trend chiaramente al ribasso. Anche se nel breve ci muoviamo all'interno di un importante box più volte segnalato, che ha come area, come supporti, area 1,04 e 5 e resistenze poste in area 1,10. Senza dubbio sarà la fuoriuscita di questo box a determinare, la fuoriuscita appunto di questa fase laterale a determinare nelle prossime giornate l'eventuale trend sul cambio euro-dollaro e quindi il consiglio per chi opera essenzialmente in multi-day di posizionare questi allarmi sulle resistenze e sui supporti per appunto poter intraprendere delle operazioni. Ricordo che il mancato break di area 1,10 potrebbe essere sfruttato come ho segnalato nelle scorse settimane ai miei abbonati, potrebbe essere sfruttato per aprire nuove posizioni ribassiste sull'euro con appunto uno stop in area appunto con il break, uno stop con il break di area 1,10. Al contrario, al ribasso anche qui è la tenuta di area 1,045, visto questa importante e ampia fase laterale che stiamo vivendo, quindi potrebbe essere anche questa sfruttata per delle operazioni. È naturale
che la rottura degli importanti supporti posti in area 1,045 potrebbe essere sfruttata per incrementare le posizioni dei passisti, anche perché verrebbe rotto un importante minimo di periodo, e a quel punto avremmo un veloce target sulla soglia della parità. Cambiamo radicalmente il grafico: se prima eravamo in un grafico daily, passiamo invece ad un grafico a 15 minuti, grafico appunto delle ultime giornate, con appunto il moneta unica europea, che ha toccato un minimo in area 1,05, 1,06 e 5, e nelle ultime ore sta dando a testare le importanti resistenze poste in area 1,07665. Andiamo subito a mettere le nostre linee, quindi importante resistenza di brevissimo. Quindi il mancato break di questi livelli potrebbe essere sfruttato per aprire delle posizioni ribassiste, un rischio rendimento abbastanza contenuto, anche perché tranquillamente il superamento di queste resistenze di brevissimo potrebbero essere appunto usato come stop loss e quindi come chiusura delle posizioni. Quindi un'operazione intra, un'operazione di breve periodo che potremmo tranquillamente intraprendere appunto durante questo arco di tempo. Quindi andiamo velocemente a mettere un'operazione, appunto un'operazione short sul cambio euro-dollaro. Andiamo subito con stop. Abbiamo detto che verrebbe chiusa l'operazione sopra area 1,07665, che sono i top di questa breve fase. In basso al nostro grafico c'è appunto l'operazione intrapresa sull'euro-dollaro, e prezzo appunto di ingresso area 1,07512, e un prezzo attuale invece che in area 1,07,56. Quindi questa potrebbe essere un'operazione di brevissimo con un rischio rendimento abbastanza contenuto, un primo livello di primo appunto target ribassista posizionato in area 1,07351,07 e 40, e a seguire area 1,07, i prossimi appunto target ribassisti su questa operazione. Cambiamo radicalmente grafico, cambiamo radicalmente valuta, coppia di valuta, e andiamo velocemente a mettere un grafico dollaro yen, anche qui un grafico in daily, quindi un grafico che nel lungo periodo ci conferma un trend chiaramente rialzista per il biglietto verde. E anche qui, come per quanto riguarda il cambio euro-dollaro, abbiamo nel brevissimo una fase laterale posta appunto tra i supporti in area 118,60 e prime resistenze in area 120,65. Anche qui il break di questi livelli, sia al rialzo che al ribasso, dovrebbe dare un segnale operativo. Ricordo che il break di area 120,65 dovrebbe proiettare velocemente il biglietto verde a testare gli importanti top di periodo, top di sempre, posti in area 121,50. Vedo intanto, andiamo a vedere anche in chat le vostre domande. Ricordo ancora una volta di interagire, di porre anche voi le vostre domande al momento. Sul cambio dollaro e yen, cambiamo appunto il grafico e mettiamo un grafico a 15 minuti, quindi l'attesa di aggiornamento. Chiedo appunto ai tanti iscritti al momento nel nostro incontro, dove in un grafico a 15 minuti, quindi grafico delle ultime due sedute, dove si potrebbe prendere in considerazione un primo ingresso long e al contrario un primo ingresso e short, anche perché in questo modo cercheremo anche di vedere il grado di preparazione che abbiamo anche che c'è appunto negli iscritti, quindi cercare anche
di aiutarvi in questo tipo di operatività. Ricordo sempre, quando si opera sul valutario, è importante avere il classico diario del trader. Cosa dico il classico diario del trader? Avere il calendario economico, quindi anche sulla piattaforma di MX Trade abbiamo un calendario economico. Questo ci aiuta essenzialmente per capire i driver giornalieri che solitamente hanno un impatto pesante, appunto un impatto importante sui mercati. Nella giornata odierna abbiamo visto in Europa l'indice ZEV arrivato dalla Germania, che misura appunto il sentiment economico degli investitori, un indice che è arrivato al ribasso rispetto attuale a 53,3 rispetto ad attesa, previsione postina 54,8, e nella prima parte della giornata abbiamo avuto infatti una fase di debolezza sulla moneta unica europea, salvo poi un recupero nella seconda parte della giornata. Quindi dicevo, è importante quando si lavora sui mercati e sui mercati valutari avere un davanti a noi e tutto ciò che durante la giornata sta e per succedere, per quindi non rimanere appunto sorpresi da dati che hanno un'importanza fondamentale sui listini azionari. E ricordo anche che nelle prossime settimane importanti per quanto riguarda il cambio euro e dollaro sarà sicuramente la riunione della Fed, che potrebbe dirci qualcosa in più per quanto riguarda il primo rialzo dei tassi di interesse oltre oceano. Quindi vado a vedere alcune domande, e il quesito era dove al momento mettere un primo segnale short sul cambio dollaro-yen e al contrario dove scatterebbe un primo segnale operativo long sempre su questo cambio, ricordo, con stop e primi target appunto sulla operazione. Infatti a leggere le vostre risposte, vedo che sono tantissime le risposte che stanno arrivando, e come al solito il consiglio è quello di partecipare, e sotto questo punto di vista essere appunto partecipativi, non vedere solamente quello che viene svolto, quello che viene fatto in questo tipo di webinar, quindi anche perché cercare di rispondere a questi quesiti può aiutare il nostro approccio per quanto riguarda l'operatività ai mercati. Vedo che alcuni hanno, ricordo che comunque gli indici verranno fatti nella seconda parte del nostro incontro, ricordo sì che i conti possono essere anche demo, ma anche naturalmente anche reali, per le varie cose, l'importante è telefonare, perché tantissime sono le domande riguardanti appunto il deposito, e tantissime sono appunto queste domande, e il consiglio è quello appunto di telefonare al numero che trovate sullo sfondo appunto MX Trade. C'è un supporto anche via chat, quindi da questo punto di vista nessun problema. Ecco un attimo, vedo che già le risposte sono appunto tante, andiamo subito a vedere. Tanto sono sull'euro dollaro. Rimettiamo subito il grafico, e naturalmente molti di voi avrebbero intrapreso un'importante posizione long in area 119,50, vedo che le risposte sono appunto queste, anche perché area 119,40 e 119,42 sono i minimi toccati appunto dal, rimettiamo appunto il grafico, toccati
e dollaro nei confronti dello yen, il grafico A e 15 minuti, quindi la tenuta di questi livelli, potrebbe essere appunto sfruttata per aprire delle posizioni appunto long. Lo stop naturalmente sarebbe sotto questi livelli, ma sarebbe comunque uno stop abbastanza vicino. Il mio consiglio è quello al momento di usare e invece lo stop posto in area 119,30 che sono appunto i minimi registrati appunto a metà e pomeriggio appunto nel cambio dollaro e yen. Andiamo subito ad intraprendere quindi l'operazione long grazie a tantissime risposte che sono giunte in chat. Andiamo subito a prendere il grafico. Ecco qui, andiamo a mettere un nuovo ordine, quindi visto che anche la domanda è come impartire appunto l'ordine sulla nostra tendina, quindi lo stop loss, abbiamo messo uno stop sotto area 119,315, quindi leggermente più basso, qualche tick più basso del minimo fatto registrare a metà seduta, quindi metteremo 119,31, andiamo subito a mettere take profit. Naturalmente evitiamo di mettere un take profit, anche perché se dovessimo mettere questo take profit e poi l'operazione continuare al rialzo, potremmo perdere gli eventuali futuri guadagni. Quindi nel caso il primo target rialzista dovesse essere raggiunto, aggiorneremo in quel caso il nostro livello di stop portandolo sempre più in alto. Quindi a questo punto l'operazione che abbiamo intrapreso è un'operazione di tipo long, e quindi in questo caso abbiamo aperto, e grazie alle tantissime segnalazioni che sono arrivate in chat, un'operazione e long sul cambio e dollaro e yen. Un grafico questo a 15 minuti, un grafico per chi ama delle operazioni intra, operazioni quindi veloce. Il consiglio che solitamente do ai miei abbonati, a chi segue appunto i miei report, è quello di operare sul daily, anche perché sul daily abbiamo grafici molto più affidabili, e quindi basta appunto infatti cambiare il grafico da 15 minuti a giornaliero per vedere appunto che noi nell'intra stiamo operando all'interno di un trading range. Quindi sfruttiamo, come abbiamo visto, la tenuta di importanti supporti nel brevissimo per aprire delle posizioni rialziste. Senza dubbio cambierebbe il tipo di operatività se il dollaro andasse a testare e rompere i primi livelli di resistenza. In quel caso avremmo un importante primo segnale, nuovo segnale di forza, che proietterebbe velocemente la moneta unica europea e il biglietto verde in area 121,35-121,50, che sono i top di sempre. Anche questo livello, nel caso venisse rotto, un importante top di sempre, sarebbe anche questo un importante segnale operativo affidabile. Tanti chiedono anche di fare una veloce analisi anche sulle materie prime. Ricordo che tra tutte le asset class, le maggiori delusioni durante il 2014 sono arrivate senza dubbio dalle commodity. Ricordo che i principali indici internazionali che fanno riferimento alle materie prime sono scesi ai minimi da 12 anni. Basta mettere sullo sfondo appunto il grafico del loro, ricordo i tempi in cui il loro portava vicino alla soglia dei 2000 dollari. Nel breve, nel momento attuale, siamo in area 1200, quindi un trend chiaramente ribassista, un trend che ha portato appunto loro su dei minimi importanti, costi in area 1120. E ricordo quindi
che le importanti materie prime sono scese di 12 anni e a zavorrare l'intero comparto è stato senza dubbio il petrolio. Infatti andiamo a mettere velocemente il grafico che si riferisce al petrolio, per appunto per vedere anche qui le forti vendite che sono appunto arrivate sul petrolio e che a fine dicembre avevano portato il Brent in area 44-45 dollari al barile. In 6 mesi, basta vedere il grafico, il petrolio ha proprio dimezzato il proprio valore. Ma la domanda che tantissimi noto anche in chat fanno è il motivo di questa forte discesa del petrolio e senza dubbio la risposta dovrebbe essere una risposta chiara, univoca, e dipende tutto dalla forza del dollaro. Storicamente in tanti eventi che ho fatto esiste una stretta correlazione inversa tra biglietto verde e commodity. La spiegazione appunto è data dal fatto che i prezzi delle importanti commodity, appunto delle importanti commodity, sono espresse proprio in dollari e con un biglietto verde più alto aumenta il potere di acquisto. Quindi in questo senso i prezzi dovrebbero, ne risentono di questa variabile. Visto che sullo sfondo abbiamo il grafico del petrolio, notiamo che nelle ultime sedute i prezzi stanno testando e hanno superato anche nelle scorse sedute un importante livello di resistenza, perché i top fatti segnare a cavallo di febbraio, importanti resistenze sono state superate. Nelle ultime 2 giornate abbiamo un normale pullback all'interno appunto di questo trend di brevissimo che si è innescato nell'ultimo mese, quindi potrebbe essere anche questo pullback delle ultime sedute potrebbe essere sfruttato per aprire delle operazioni di medio e periodo, anche perché il break di area 73 dollari è un importante segnale affidabile capace di proiettare dove il petrolio, fin verso i primi target posti in area 70, a seguire 73 e a seguire 75-77 dollari, naturalmente livelli al momento abbastanza lontani, però senza dubbio il break, la conferma sopra l'ex resistenze, ora divenuti supporti, potrebbe appunto essere un importante segnale operativo, un importante segnale da sfruttare nel medio e periodo, e quindi potremmo naturalmente fare una veloce anche qui operazione e long sul petrolio. Cambiamo, intanto accorciamo l'arco temporale per avere il grafico molto più intuibile, e naturalmente in chat la domanda nasce spontanea. Dobbiamo naturalmente mettere un prezzo di ingresso. Proviamo a mettere su un grafico a 4 ore un possibile, appunto, già vediamo nel grafico a 4 ore, dopo un trend rialzista sul grafico a 4 ore. La domanda che appunto faccio è dove piazzare il primo ordine, il nostro ordine d'ingresso sul petrolio. Quindi naturalmente un'operazione long di medio periodo per sfruttare il pullback delle ultime sedute che porta appunto il petrolio a testare le ex resistenze. Aspetto in chat le vostre risposte. Nel frattempo andiamo ad aprire la mascherina per appunto impartire l'ordine long sul petrolio. Ricordo ancora una volta, nella seconda parte del nostro incontro andremo a vedere gli indici, anche vedo che sono tante anche domande su alcuni titoli americani, ma nel frattempo appunto andiamo a aprire questa posizione long sul petrolio. Quindi Brent, nuovo ordine, quindi vado subito in chat a vedere le vostre risposte. E il primo livello naturalmente naturalmente il consiglio è quello di non comprare al momento
sui livelli attuali, ovvero area 62,80, cercare appunto di andare a vedere gli importanti minimi fatti registrare su questo grafico e quindi in quel caso andare quindi a mettere il primo livello di acquisto. Quindi un primo importante livello di acquisto potrebbe appunto essere area 62,30-62,25, dove appunto aprire la nostra operazione long. Quindi naturalmente lo stop loss in questo caso è, andiamo subito a aprire il grafico per vedere i prossimi livelli di supporto importanti, il prossimo appunto il nostro livello di stop su questo tipo di operatività andrebbe appunto messo sotto la soglia dei 60 euro. Quindi area 62,25, 62,28, nostro livello di acquisto, al momento si scambia in area 62,79, quindi aspetteremo un possibile test di questi livelli per entrare in acquisto. E se nel caso il petrolio non dovesse arrivare a testare questi livelli, a quel punto lavoreremo sulla forza, quindi lavoreremo con il break dei massimi appunto di periodo posti in area 64 dollari, 64,50, oltre a questi livelli, quindi lavorando sulla forza, entreremo in quel caso loro. Andiamo subito a mettere il nostro livello appunto di acquisto, lo stop loss abbiamo detto in area 59,75. Ordine pendente, quindi al prezzo di abbiamo detto 62,30. Naturalmente metteremo anche il tipo di scadenza, possiamo mettere anche la giornata di domani, dopodiché appunto andiamo a posizionarci long sul nostro sul petrolio. E quindi abbiamo intrapreso l'operatività long sul petrolio in area 62,30. Naturalmente vediamo in basso il livello dove ci siamo posizionati con il livello di stop loss. Velocemente continuiamo a parlare delle commodity e per capire se nelle prossime settimane, nei prossimi mesi le commodity potranno avere una ripresa, occorre, bisogna stare attenti appunto alle mosse della Fed, come dicevo all'inizio del nostro incontro. Quindi importante come driver sarà la riunione della Fed nelle prossime settimane, anche perché in linea generale durante i cicli di rialzo dei tassi di interesse, la Federal Reserve ormai sappiamo che il rialzo dei tassi di interesse non è più una novità, ma dovrebbe essere una realtà che potrebbe arrivare a cavallo tra giugno e settembre del 2015. Solitamente, quindi durante i cicli di rialzo dei tassi, si è registrata una correlazione positiva in cui sia il dollaro sia le materie prime sono salite. Quindi questa è una statistica naturalmente e queste fasi si sono poi contraddistinte per rialzi quindi dei tassi di interesse e per una forte crescita economica, quindi come è successo negli anni passati oltre 800. Quindi naturalmente ricordo anche, e poi andremo a vedere anche altri cambi che arrivano in chat, come il dollaro australiano, andremo tra poco a vederlo perché tantissimi parlano e dicono del dollaro australiano, del recupero del dollaro australiano nei confronti del dollaro, e ricordo che comunque siamo all'interno di un trend chiaramente discendente del dollaro australiano nei confronti del biglietto verde, e il rimbalzo che si è avuto nelle ultime sedute nasce dal motivo del rialzo, dalle novità, dalle news messe in campo dalla Cina. Non vi ricordo il taglio dei tassi di interesse, il taglio più forte nel corso degli ultimi 7 anni,
per contrastare la debolezza appunto dell'economia e del colosso asiatico. E quindi ricordo che il dollaro australiano è anche questo è molto, molto appunto è sentito appunto con la crescita economica della Cina. Ricordo la Cina che usa tantissime materie prime, che tantissime di queste vengono estratte appunto in Australia. Ecco il motivo appunto del perché di questo mini rimbalzo del dollaro australiano. Ma se qui dovessimo al momento intraprendere delle operazioni long o short, il consiglio, al momento visto il trend discendente, è che un primo segnale positivo di breve arriverebbe con il break di area 0,7827, 0,7830, che sono i top fatti registrare nelle ultime sedute. Operatività di breve, perché naturalmente il trend di fondo rimane ancorato al ribasso, mentre un nuovo segnale short, un nuovo segnale di debolezza arriverebbe senza nessun dubbio con il break, la rottura dei minimi di periodo posti in area 0,75 e 50. Ricordo che al rialzo la rottura di area 0,7830 avrebbe un primo target rialzista posto in area 0,79 e 30, e a seguire oltre questi livelli potrebbe esserci una importante accelerazione fin verso area 0,81 e 0,83. Ricordo che comunque, nonostante questi rimbalzi, queste possibili occasioni long di e breve, l'operatività sul dollaro australiano nei confronti del biglietto verde rimane sempre al ribasso. Ricordo che il biglietto verde è in recupero su tutte le valute, e ricordo anche che la banca australiana ha mantenuto una politica monetaria invariata nell'ultima riunione, ma favorevole ad un taglio dei tassi di interesse che dovrebbero passare dal 2,25 al 2%, e quindi questo potrebbe avere un ulteriore impatto sui costi appunto della valuta appunto australiana. Quindi massima attenzione naturalmente, come al solito, alle news che giungono dai dati macro. Velocemente andiamo a vedere l'oro, quindi ripassiamo alle materie prime. Ricordo un trend, abbiamo detto, chiaramente ribassista sull'oro. Nel brevissimo andiamo quindi ad accorciare la scala temporale per capire quello che sta succedendo sul cambio. Anche qui siamo all'interno nel brevissimo di un trading range. Velocemente dobbiamo mettere le nostre linee con prime resistenze in area 1215 e supporti posizionati in area 1180. Moltissime tra coppie di valute e materie prime si trovano all'interno di trading range su grafico daily. Naturalmente, se dovessimo cambiare velocemente il nostro grafico e mettere un grafico appunto a 15 minuti, cambia radicalmente il tipo di operatività, perché l'oro va a dare nel breve un segnale positivo, perché sta rompendo importanti livelli di resistenza posti in area 1201, e in questo caso la domanda appunto che faccio è quella se si potrebbe naturalmente entrare long alla rottura. Infatti vediamo l'enorme candela e positiva, l'ampia candela positiva che sta appunto disegnando l'oro in un grafico a 15 minuti. La domanda che faccio in chat al momento, area 1023, dove posizionarsi long al momento sull'oro, quindi in un'operazione di brevissimo periodo. Vado naturalmente ad aprire la mascherina per il nostro tipo di operatività, e nel frattempo aspetto le vostre domande in chat. Naturalmente vedo tantissimi che comprerebbero sulla lettera, che comprerebbero appunto al meglio. Naturalmente evitiamo
di inseguire gli acquisti, ma cerchiamo appunto di guardare il grafico e cercare di posizionare, guardando il grafico, un importante livello di resistenza, quindi un importante livello divenuto ora supporto. È normale che con questa forte candela positiva è possibile nei prossimi minuti un pullback fin verso area 1201,87-1202 ed è quello il segnale dove posizionarsi al momento long sul cambio e sull'oro. Quindi andiamo velocemente ad aprire la mascherina e mettere in questo caso il livello di stop sotto area, visto che è un'operazione di brevissimo, sotto area 1195, quindi leggermente più in basso del minimo fatto registrare nelle ultime ore. Mettiamo quindi un ordine pendente e quindi il nostro livello di acquisto scatterebbe in area 1202. E quindi ci posizioniamo anche qui in acquisto sull'oro. Al momento viaggiamo in area 1203, intanto la nostra operatività sul cambio dell'euro-yen è in gain, leggermente diverso è il cambio euro-dollaro con un euro che si sta leggermente apprezzando nei confronti del biglietto verde. Al momento invece l'ordine sul petrolio non è stato, l'ordine di acquisto al momento non è stato preso, ma naturalmente aspettiamo il possibile appunto test sui livelli dove noi ci siamo posizionati in acquisto. Quindi cerchiamo di con lo studio dei grafici di posizionarci, come naturalmente faccio generalmente anche quando opero sul mercato azionario. Lì siamo ci viene in aiuto la lettura del book, ricordo importante, chi opera sul mercato azionario, la lettura del book per capire il timing, un perfetto timing d'entrata su un titolo, e ricordo lo studio del book più lo studio del grafico dovrebbe il totale di questo darci un importante livello d'entrata. Ricordo che il famoso timing di investimento è il primo tassello per cercare di vincere sui mercati, cercare appunto evitare quindi l'acquisto fatto al meglio, anche perché in quel caso opereremo solamente aumentando i nostri rischi. E vedo che appunto ancora una volta tantissime sono le domande che arrivano per quanto riguarda il cambio euro-dollaro. Ricordo che sull'euro-dollaro la mia view rimane, come più volte espressa ormai da un anno a questa parte, una view chiaramente ribassista, e questo mi arriva soprattutto da primis diversi tipi di politica monetaria. Da una parte abbiamo una BCE super espansiva con un acquisto di titoli di Stato da 60 miliardi mensili fino al settembre del 2016, dall'altra parte d'altronde abbiamo una Fed che, come abbiamo detto prima, dovrebbe passare tra giugno e settembre 2015 al primo rialzo dei tassi di interesse, primo rialzo dei tassi di interesse che comunque dovrebbe essere leggero, perché nel medio periodo la Fed rimarrà sempre accomodante e quindi questo dovrebbe continuare ad indebolire la moneta unica europea, anche se l'unica variabile di un biglietto verde che potrebbe indebolirsi potrebbe arrivare solamente nel caso in cui le trimestrali americane, sappiamo che stanno entrando nel clou, alcune di esse al momento la maggior parte dei dati comunicati al mercato sono stati superiori all'attesa. L'unica che al momento ha come dire ampiamente deluso è General Electric, che ha dato dei risultati sotto le attese, e quindi questo perché? Perché l'impatto del super dollaro potrebbe essere pesante per quanto riguarda i ricavi della corpo statunitense. Quindi l'unico motivo per cui la Fed potrebbe in un certo qual modo spingere al rialzo il dollaro e quindi evitare un rialzo dei tassi di interesse potrebbe essere appunto la forza che il biglietto verde possa appunto l'impatto sui conti trimestrali americani. Quindi
Cambiamo radicalmente settore, andiamo velocemente a dare uno sguardo ai vari indici, tra questi il primo grafico e Dow Jones. Andiamo subito a mettere il grafico giornaliero come al solito a candele, come al solito andiamo a mettere, grazie appunto all'inserimento dei vari tipi di colore sulle candele, quindi rialzista e ribassista, per semplificare a vista quello che sta succedendo sui mercati, e vediamo che nel lungo periodo rimane un trend ampiamente al rialzo. E come al solito è un grafico giornaliero. Nel breve, il Dow Jones, dopo aver toccato un importante minimo di periodo in area 7.300 punti, è ritornato, appunto sono ritornati gli acquisti, quindi importante livello supportivo a 17.600 punti, sono ritornati gli acquisti, e qui le attese ormai sono tutte rivolte per un test in area 18.200-18.250, top di periodo, oltre i quali scatterebbe un importante segnale di acquisto, un importante segnale appunto di forza che verrebbe inviato dal Dow Jones. Rimettiamo appunto il grafico giornaliero, e quindi gli allarmi andrebbero posti su questi livelli. Naturalmente al ribasso operazioni di breve arriverebbero con la rottura dei 17.800 punti, ma cambiamo velocemente il grafico, proviamo a mettere un grafico a 15 minuti nuovamente per capire i movimenti delle ultime 20 minuti, e vediamo che al momento il Dow Jones sente le importanti resistenze di brevissimo posto in area 18.110, dove è arrivata un'importante candela rossa che ha riportato i prezzi a contatto con i primi supporti posti in area 18.060. Quindi anche qui, lavorando su 15 minuti, aspetteremo, nel caso in cui il Dow Jones andasse a testare questi livelli supportivi, la rottura di questi livelli potrebbe appunto far scattare l'allarme di una veloce operazione short, che avrebbe un target posto appunto sotto i 18.000 punti, quindi una veloce operazione short con un target finale di 17.950, minimi appunto di brevissimo. Al contrario, una operazione lunga arriverebbe con i break di area di 8.110, che sono importanti massimi più volte testati e al momento mai confermati, dove arriverebbe appunto un segnale di forza, un segnale positivo. Ricordo un livello di resistenza più volte testato e mai superato, quindi diventa una resistenza abbastanza importante, un livello di resistenza riconosciuto dai più importanti operatori di mercato. Quindi in quel caso, nell'eventualità di una rottura al rialzo, arriverebbe appunto un segnale di forza, un segnale quindi di acquisto, che a quel punto sul grafico giornaliero porterebbe velocemente il nostro Dow Jones a testare i top e di e periodo posizionati in area 18.250. Vado a rileggere le tantissime mail che stanno arrivando, e ricordo che al momento il nostro mercato italiano è chiuso, quindi è impossibile al momento operare sul nostro indice, ma naturalmente colgo l'occasione per chiedere a MX Trade, visto l'opportunità che oggi ci ha dato di questo incontro, di questo webinar, e di poter in futuro prossimo riproporre un nuovo webinar, in questo caso non alle 18 ma anche a metà pomeriggio, quindi con mercato italiano aperto, con mercati dove arrivano dati macro, quindi sensibili anche a lavorare, alle operazioni sul e valutare, quindi a richiesta che faremo insieme a Trend Online, e se MX Trade lo vorrà, sarà appunto di un webinar impostato anche sull'operatività sul nostro indice italiano e sui titoli più importanti che ci sono all'interno del nostro paniere principale.
vedo che viene fatta anche una ulteriore domanda riguardante i bonus. Ricordo che il 100% di bonus, come appunto da slide fornitoci sempre dal e-broker, è sul primo deposito, quindi il 100% riguarda appunto il primo deposito. Per quanto riguarda il minimo, per quanto riguarda appunto il minimo che viene depositato, ancora una volta il riferimento che consiglio è quello appunto di usare questo numero di telefono per avere un supporto live, ricordo anche la chat, e quindi cercare di chiarire tutti i dubbi. E con questo vado ad aprire un'altra volta le domande che sono e tantissime, alcune di esse ricordo tutte indirizzate al nostro mercato azionario italiano, ma questo verrà fatto in un secondo e mezzo. Vedo che tantissime erano anche l'operatività sul Dow Jones. Ricordo per gli indicatori che vediamo sul nostro grafico, sulla piattaforma, che sono riferimento appunto al cambio dollaro, euro-dollaro. L'RSI, abbiamo un RSI a 14, un RSI di brevissimo a 5. Solitamente uso l'RSI a 5, anche brevissimo, anche con l'uso appunto di livelli massimi e minimi. Questo perché, come vediamo sul grafico dell'RSI a 5, solitamente in testa di questi livelli massimi ha anticipato sempre delle correzioni sul cambio euro e dollaro. I vari tipi di indicatore, RSI, momento, picco ciclica o quant'altro, solitamente li uso anche per studiare le divergenze. Ricordo importantissime le divergenze quando si operano sui mercati azionari. Ricordo che un livello di RSI a 14 può spingersi fin verso aree 80-90 senza per questo segnalare un possibile storno. Ricordo che solo nel caso in cui l'indice, il titolo, la valuta va a fare un nuovo massimo e al contrario l'RSI e l'indicatore vira al ribasso, in quel caso abbiamo una perdita di forza, quindi l'indicatore non segue al rialzo o al ribasso naturalmente i prezzi di mercato, e in quel caso si forma una possibile divergenza che potrebbe appunto essere sfruttata per operare sui mercati. Ricordo che le divergenze non sono dei segnali, sono degli allarmi che più delle volte anticipano, come detto, l'operatività sul mercato. Velocemente, tantissime domande riguardano l'operatività appunto dell'oro per quanto riguarda la situazione greca, e ricordo il perché nelle ultime giornate con una Grecia vicina al livello di default la moneta unica europea ha ripreso il fiato. Questo è una constatazione che ho fatto nel webinar e nella rubrica settimanale il portafoglio appunto azionario e settimanale, e ricordo che in parte è dovuta con la chiusura durante appunto il rialzo dei mercati e tantissimi investitori internazionali che si erano posizionati long sul nostro mercato, avevano anche allo stesso punto messo appunto il rischio legato al cambio, si erano cautelati appunto con l'apertura di importanti posizioni short sulla moneta unica europea, e nel momento in cui abbiamo avuto dei flussi dal nostro mercato, dal mercato europeo, abbiamo avuto appunto la chiusura delle posizioni short, quindi la ricopertura e quindi il rimbalzo della moneta unica europea, quindi il rafforzamento della moneta unica europea, almeno in parte, misura i deflussi internazionali
sui principali mercati europei. Quindi questo è uno dei motivi del rimbalzo e dell'euro nei confronti del dollaro. Vedo che siamo ormai giunti al velocemente, un'ora è passata appunto velocemente per quanto riguarda il nostro incontro giornaliero, tutto dedicato appunto al mercato valutario, al mercato delle materie prime. Abbiamo dato anche una veloce panoramica alla situazione macro sui listini, ricordando che le difficoltà, la debolezza delle ultime sedute si inquadra all'interno di un normale prese di beneficio, dopo che i listini azionari avevano corso tantissimo nel corso dei primi tre mesi dell'anno, a metà gennaio 2015 fino a metà aprile del 2015. Quindi una normale correzione utile per scaricare alcuni indicatori che erano arrivati in situazioni di eccesso. Con questo è tutto, ricordo sempre, non solo ringraziando MX Trade per l'opportunità che ci ha dato appunto oggi per questo evento, ricordo anche per quanto riguarda i miei contatti personali, potete trovarli sul sito di Trend Online nella sezione Premium, ricordo il mio servizio di report e di segnali operativi non solo sulle Blue Chip e 40 ma anche sulle Nvidia e Cap. Ricordo un servizio sulle Nvidia Cap che nel corso del 2014 ha registrato un profitto di oltre il 49%. E con questo è tutto, l'appuntamento ai nostri nuovi incontri. Ringrazio ancora una volta quindi MX Trade, Trend Online. Buona serata a tutti da parte di Pietro Villa e come al solito buon trading.